Ciao ragazze, ciao ragazzi. Devo sempre controllare nei video appena inizio sui denti sporchi di Rosetto. Comunque non ci posso credere che sto per filmare questo video, perché è un video veramente che io non avevo mai fatto e soprattutto non avevo mai avuto tra le mani, non ho mai avuto tra le mani in vita mia una borsa Chanel non autentica, quindi non so che cosa aspettarmi. Come da titolo, ovviamente oggi scopriremo insieme questa cosa e poi la distruggeremo come è giusto che sia. Questo è il pacco che mi è arrivato, è una cosa molto molto poco elegante e fa poco Chanel. Io questa, vi devo dire, l'ho trovata su eBay, ovviamente non avevamo dubbi che fosse made in China. E vado ad aprirla e poi andremo a confrontarla con la mia boy bag Chanel, perché questa dovrebbe essere una imitazione della boy bag Chanel nera con albero dorato, che è esattamente quella che ho io, però originale, questa è originalissima. Se vedete che ho le unghie disintegrate praticamente, fate finta di non vederlo, lo smalto terribile, perché devo rifare le unghie, ma oggi è il compleanno di Tomasi, quindi non volevo perdere tempo e voglio assolutamente uscire subito con lui e poi andiamo a fare una cenetta romantica, quindi sono molto molto contenta. E ok, questa è la nostra borsa, c'è cioè una specie di dust bag, tipo, sì, non ci azzecca nulla con quelle di Chanel ovviamente, ok. E questa è la borsa, allora, devo dire che da lontano forse si assomigliano, da vicino ovviamente sono completamente diverse, anche perché questa sinceramente non è fatta neanche in pelle e vedo che non è proprio una di quelle... dove la... non c'è la cinghia, cioè non c'è la catenella, forse è all'interno, perché sento che qualcosa... Se non conosci le Chanel probabilmente ti può sembrare originale, ma per chi le conosce molto molto bene si vede subito che non è una borsa originale. All'interno c'è la catenella e te la devi agganciare da sola praticamente. E ovviamente la sensazione che ho non è di metallo come con la boy bag originale, questa però come peso devo dire che sono lì, e anche la grandezza devo dire che è praticamente uguale. In realtà è molto simile, la fantasia è sempre quilted, quindi ha questi quadratini. E l'hardware della mia Chanel, ovviamente autentica, è, diciamo, è dorato ma non è lucido, è un dorato opaco quasi consumato tra virgolette, ma è fatto proprio così, mentre quella finta ha questo hardware che è super super, non riesco più a chiuderla, non so, è difettosa la chiusura, suppongo, ok, ce l'ho fatta, e mentre quella falsa ha ovviamente un hardware molto molto più shiny e molto molto più lucida. Dietro anche non vedo, cioè non so in videocamera, io la vedo a 10 km che è strana. Comunque i quadratini sono anche appuntiti al centro, il che è parecchio parecchio strano per una Chanel, perché nessuna Chanel ha questi quadratini un po' appuntiti, quasi da fare un effetto prisma, un effetto tridimensionale. Strano. E sotto, beh, ai lati devo dire che è, diciamo, simile, nel senso che no, forse la Chanel, quella originale, un pochino più piccolina. Ovviamente subito al tatto si riconosce che questa borsa non è fatta in pelle ma è tipo in silicone, mentre questa, la Chanel, è ovviamente in pelle. Apriamola e vediamo. Allora, questo, a parte che questo dettaglio secondo me si stacca a breve perché non è attaccata bene, cioè già si vede che si sta alzando. Beh, all'interno c'è che l'interno è fatto di gomma, praticamente c'è la tasca all'interno che ovviamente è simile ma è fatta proprio di gomma, cioè è tutta di gomma. Chanel, mentre vedete che
cos'ho? No, controllavo se magari non ho assorbenti che vogliono fuori dalla mia borsa. Mentre, ah no, però ho una pastiglia per il mal di testa. Mentre vedete che nella Chanel, appunto, la tasca c'è, ma è in stoffa, c'è ovviamente il logo Chanel. Mentre qui c'è già un pelo di Denver pronto all'attacco. E mentre qui da questa parte, appunto, la, la tasca, no, io sono, non riesco a farvi vedere contemporaneamente, ma appunto la tasca qui è fatta così, tipo in silicone, e poi è stranissimo perché per far stare il pirulicchio qui per la chiusura del bottone, praticamente hanno dovuto, non so se lo vedrete, ma il bottone all'interno, la parte all'interno, hanno dovuto tagliarla, ed è tipo una parte tagliata sotto. Comunque, devo dire che questa appunto non è una di quelle repliche. Allora, questo coso non si chiude, cioè è super super difettoso. E ok, forse dovrei esserci. E si vede che non è una di quelle repliche che cercano di essere proprio quanto più fedeli possibili per andare a truffare, tra virgolette, la, l'acquirente. Quindi si, si vede che non è una Chanel, anche se ovviamente è la copia più spudorata possibile e immaginabile. Naturalmente, altre differenze, ragazzi, io non so se è evidente anche per voi oppure no. Comunque, ci sono veramente tantissime differenze. Al di là del logo, che sulla Chanel ovviamente segna una doppia C, qui ci sono due cerchietti, e ho visto che lo fanno anche con le cinture Gucci, invece di mettere il logo con la doppia G mettono due cerchi. E quindi ovviamente la chiusura è molto 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 diversa. E la catena, appunto, ha proprio un come posso spiegarvelo, ti dà proprio una sensazione di catenella, quelle da giocattolo, quindi si vede che è. Poi c'è questa stranissima, appunto, tridimensionalità del quilted, di questi quadratini che vanno dal retro poi al fronte della borsa. Voglio vedere anche se la parte in pelle della cinghia è lunga uguale. Sì, anche qui sono stati molto bravi perché l'hanno fatta praticamente della stessa lunghezza. I bottoncini ovviamente anche qui sono sempre dorati. La Chanel originale, che ovviamente è questa, ha la doppia C sui bottoncini, mentre la copia non ha nessun tipo di marchio o logo sui bottoncini. Vedete, la fibbia in realtà è un pochino più lunga sulla Chanel originale, l'altra un pochino più corta, e quella Chanel, in realtà, grossa grossa differenza, ha soltanto due buchi per i bottoni, non si può allargare o stringere, mentre quella fake ha altri due buchi qui molto antiestetici che continuano. E poi ovviamente altra differenza sta nel marchio anche sulla borsa in sé, perché lo vedete, la Chanel ai lati ha il logo Chanel, qui non c'è assolutamente nulla, e stessa identica cosa anche da questa parte. Anche da questa parte qui c'è il logo, qui ovviamente no. Mi chiedete in tantissimi dove acquistare borse Chanel eccetera. Ragazzi, non acquistate borse Chanel se non soltanto esclusivamente nelle loro boutique. Io ho un negozio fidato ed ho un negozio online fidato, ma appunto mi fido solo ed esclusivamente di quello, perché lì io vendo e so molto bene come loro controllano l'originalità e l'autenticità delle borse. Quindi, sapendo da venditrice, so che posso, ecco, fidarmi anche da acquirente. E il sito è Design Vintage, è un sito in realtà dei Paesi Bassi, quindi molti annunci sono in olandese, sapete che un po' lo parlo, quindi io mi sono sempre trovata molto bene con quel sito. Però non consiglierei assolutamente, né se trovate un negozietto vintage, io a priori non mi fido, e quindi consiglierei anche a voi di non farlo, almeno che ovviamente non si tratti proprio tipo di una vostra amica, che sapete che insomma non vi starebbe a fregare. Però è solo per farvi capire che se trovate qualcosa su internet, specialmente sì, su internet, eBay eccetera eccetera, come io ho potuto trovare questa, e ovviamente il prezzo è
molto molto basso e anche molto molto alta la probabilità che si tratti di un fake. Io questa l'ho pagata, adesso non mi ricordo esattamente, mi sembra sui 60 dollari, 40-60 dollari, poi però ho dovuto pagare anche le spese doganali in realtà, ma naturalmente non si avvicinerà mai al prezzo di una Chanel originale, quindi è già solo dal prezzo. Molto spesso, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è, nel senso che non è vero. Io mi spiego molto bene. Comunque sì, se è troppo basso il prezzo per essere vero, non è vero. Quasi quasi sempre, e quindi non fidatevi di nessun sito, anche se vedete scritto Chanel, vedete il logo, fidatevi solo ed esclusivamente delle boutique. Io altre differenze le vedo anche sotto, vedete che la Chanel originale ha questa cucitura a metà borsa sotto, mentre la Chanel fake non ha nessun tipo di cucitura, è tutta... Sì, ha tipo non sono proprio delle cuciture, sono più pezzi dove l'hanno incollata alle estremità sotto, ma non al centro. No, vabbè, mi sono resa conto che la mia boy bag che sto usando tipo da 6 mesi ha ancora la plastica. No, vabbè, non ci posso credere. Aveva ancora la plastica all'interno, rendiamoci conto. Quindi, quindi questo è proprio brand new, è proprio super 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 nuova questa parte, la vedete che è già fatta un po' invecchiata, un po' opaca. Questa, la borsa fake, vedete che ha delle indentature, tipo dei disegnini, mentre quella originale è completamente liscia. Anche le quattro vitine sono molto più grandi nella Chanel fake che nella Chanel originale. Nella Chanel originale non si intravedono assolutamente i quadratini che sono poi sull'altro lato, mentre in quella fake si intravede un po' la fantasia dei quadratini. Non so se videocamera si nota, però dal vivo si nota molto 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 bene. Sostanzialmente, oltre a tutte le cose che vi ho ovviamente elencato, si vede che non è una Chanel originale. Naturalmente è la cosa più importante da controllare se andate, se avete un dubbio su una Chanel, la cosa ovviamente più importante è andare a cercare all'interno della borsa un piccolo piccolo pezzettino di tipo un piccolo piccolo tagliandino cucito che vi dà il codice seriale della borsa. Accanto dovete sempre avere un cartellino con lo stesso codice segnato su, cartellino che va appunto a riconoscere la borsa ed è anche l'autenticità che vi garantisce che la vostra borsa è autentica. Naturalmente in questa borsa non c'è nessun tipo di codice seriale, non c'è assolutamente nulla. Lo faccio vedere invece nella mia boy bag originale, a parte il logo Chanel che sta qui sulla tasca, ma poi c'è anche qua, eccolo, lo tiro fuori così, vedete, questo è il tagliandino con il codice seriale della mia borsa, e in generale sono comunque appunto vendute soltanto nei negozi Chanel, quindi se una cosa è su eBay o su Amazon o robe del genere, molto probabilmente è una replica, e molto spesso, anche quando il prezzo è alto, state attenti perché può essere qualcuno che comunque cerca di spacciarle per borse originali quando originali non sono. Quindi io proprio vi sconsiglierei in generale, specialmente se non siete appassionati, non le conoscete bene, sconsiglierei proprio in generale di comprare su eBay, anche perché questo è il genere di cosa che si trova su eBay, quindi sconsiglierei. E questo è più o meno tutto, io direi, non credo ci siano altre informazioni o altre comparazioni che io posso fare tra le due borse. Ovviamente questa è anche un po' più nera, un po' più opaca rispetto al colore di questa, che essendo pelle riflette anche la luce un po' di più. Ma io adesso andrei a fare un'altra cosa pazza, io andrei letteralmente a tagliarla in due questa borsa, perché ovviamente non ho nessuna intenzione di usarla ed era solo e puramente per il video, visto che mi chiedete in tantissimi come si fa a riconoscerle, dove comprarle, eccetera eccetera. Io adesso andrei per bene a tagliare questa borsa e a vedere com'è fatta all'interno, che cosa ne dite?
Oh mio Dio. Ok, ci siamo. Ve lo devo dire subito, vi avviso, non provateci a casa. Ok, non provateci a casa, ripetiamolo. E andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questa Chanel. Sospetto che sia fatta, cioè Chanel, sospetto che sia tutta fatta di gomma. E ma vediamo. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Sì, 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 è fatta proprio tutta in gomma. Volevo vedere se c'era cartone o qualsiasi altra cosa all'interno, ma è decisamente fatta tutta di gomma, naturalmente niente a che fare con una Chanel. Sì, questa è proprio tutta gomma o silicone, quindi abbiamo squarciata per bene. Ragazzi e ragazze, ok, ce la faccio senza impapparmi. Ragazzi e ragazze, questo per oggi è tutto. Volevo assolutamente farvi capire come funziona il mondo degli accessori. Anzi, in realtà è bene andarsi ad informare, perché gli accessori contraffatti hanno appunto tutto un giro dietro molto poco onesto, e quindi, ma insomma, sono sicura che già sapete quello che intendo. Comunque basta informarsi un po' su internet per capire da dove arrivano le repliche e per capire che se finanziamo il mercato delle repliche, il mercato di questo genere di cose, appunto stiamo finanziando un mercato non proprio onesto e non proprio molto genuino e buono. Quindi questo è quanto. Abbiamo tagliato per bene questa fake Chanel. Notare che ci passa la mia mano nel buco che abbiamo fatto, quindi assolutamente questa borsa scompare dalla circolazione e sono contenta così. Questo è quanto, ovviamente non vi preoccupate, la mia vera Chanel è sana e salva. Spero vi sia piaciuto questo video, un po' diverso dal solito, e fatemi sapere come al solito se avete altre richieste, ma ho tantissimissimissimissimissimissimi video già in programma, quindi spero che siate contenti, perché io lo sono, sono sempre super contenta quando filmo per voi. Quindi niente, questo è quanto, spero davvero vi piacerà questo video. Comunque sono sempre nel dubbio quando carico video se vi piacerà o no. Comunque noi ci vediamo, allora voi questo video lo vedrete domani che è martedì, quindi noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Nuovi video ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, quando te l'ho detto. Ciao, a domani.